La settimana Santa Gela entra nel vivo. Oggi, giovedì, è il giorno dedicato al bacio dei piedi di Gesù e della Dolorata. Fino a questa sera alle 20:30 la porta della Chiesa del Rosario è aperta ai fedeli. E lo giovedì santo ricorda l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ed esorta ad amare come Cristo ha amato noi. Domani è il giorno di raccoglimento, di digiuno e di astinenza con la passione e la morte redentrice di Gesù. Da quest'anno, in occasione del Giubileo della Misericordia, c'è una novità che interessa la Via Crucis con la croce portata dai giovani delle parrocchie. Domani avremo nell'anno giubilare della misericordia un momento importante che vede tutti quanti radunati per una via crucis cittadina, meditando sulla passione di Cristo che ci invita alle opere della misericordia. Le sette opere della misericordia corporale, le sette opere della misericordia spirituale. Si partirà da Piazza San Giacomo e quindi si percorrerà il Corso Salvatore Altisio e poi Corso Vittorio Emanuele e ci saranno le meditazioni con la croce portata, la croce della misericordia portata dai giovani della parrocchia. Ogni parrocchia avrà un momento di meditazione in una delle sette opere che sono quello che il Papa spinge perché la misericordia non diventi semplicemente una parola vuota, ma si riempia di corposità. La Pasqua quest'anno, così come è accaduto anche l'anno scorso, è triste per numerose famiglie gelesi che soffrono per mancanza di lavoro, soprattutto in merito alla grave crisi che ha interessato il comparto industriale. Ma dobbiamo saperci lasciare sorprendere da Dio, come dice il Papa Francesco. Proprio lasciarsi sorprendere da Dio, perché Lui non si stanca mai di poter indicare nuove strade. Quali saranno? Io non te lo so dire. Non sono uno che ha detto alla situazione di poter diramare o dirimere certe problematiche. Però lasciamoci sorprendere di Dio. Quindi allora una Pasqua piena di fiducia, una Pasqua che non anestetizzi l'animo, che non impedisca di scoprire le novità che il Signore ci permette. Dunque lei sostanzialmente dice a quelle famiglie che sono sul lastrico di avere molta fede. Quelli che sono sul lastrico e di poter aprirsi a questa fiducia non solamente, ma anche a poter consapevolmente mettersi in comunione con tutti gli altri, qualcuno darà una mano. Rivolgerete una preghiera a loro domani. Noi rivolgiamo la preghiera a tutta la città, ma praticamente a questi nostri fratelli in modo più sostanziale.